L'open source mi stupisce ogni giorno sempre di più, da un bel po' di anni a questa parte. Spesso, proprio grazie a dei miti, si creano oggetti veramente utili, che si possono ottenere o costruire con davvero poco denaro e che poi funzionano anche molto bene. Spesso meglio delle cretinate che si trovano a centinaia di euro. Bene, oggi voglio parlare un attimo del BlueSCSI. Questo è il mio esemplare di BlueSCSI costruito completamente in casa e fatto su due mille fori, insomma unite, giuntate tra di loro in modo molto grezzo. L'ho fatto, ho iniziato questa robetta il 20 gennaio, mi pare. Io ho scritto il 20 perché più o meno, insomma, quelli erano i giorni in cui ho iniziato sta roba. E poi, vabbè, l'ho terminato ieri, visto che poi sono riuscito a ottenere in poco tempo resistori, i resistori mancanti e i diodi. E questo è il mio BlueSCSI. Non fate caso all'aspetto orrido dell'oggetto, agli arredi resistenze fatti a mano. È come quello, insomma, che si vede in giro, uguale in tutto e per tutto, perché per crearlo, insomma, basta imitare lo schema che si trova, un attimo, tolgo lo zoom, ecco, basta imitare lo schema che si trova su GitHub, caricare il firmware nell'STM32 e basta. Ho deciso di costruirlo da me perché tanto tempo fa, nel 2018-19, ho testato. Sono stato, penso, il primo, proprio il primo in tutto il mondo, penso, a testare quello che era, insomma, il padre del BlueSCSI, ovvero l'hard scasino. Questo era il padre del BlueSCSI, però questa è roba vecchia. E avendo questi pezzi, insomma, ho costruito il BlueSCSI, che ora è insomma, la versione nuova, il port nuovo per Macintosh di questo magnifico emulatore SCSI. Devo ammettere che funziona davvero bene. È molto semplice. Abbiamo un STM32 Bluepill che insomma gestisce tutto e abbiamo dei terminatori, delle insomma reti resistive e poi qua abbiamo insomma il 50 poli, l'attacco 50 poli SCSI che mi ha permesso ovviamente di provare il BlueSCSI attraverso un box esterno su molteplici macchine. Io personalmente ho provato questo esemplare, il mio esemplare, sul mio Macintosh LC prima generazione, sul Quadra 700, su Macintosh G4 Quicksilver 800 MHz con scheda AVA 2906, solo che non si avvia perché la scheda in questione, la AVA 2906, non avvia nulla. E l'ho provato anche con grande soddisfazione sul mio Power Macintosh G3 Beige da 2,66 MHz, il G3 Desktop, insomma, e funziona molto bene. Riesce anche lì ad avviare. Sono riuscito ad avviare il sistema 8.1, l'8.5 e anche il 9.2.2 senza problemi. Tutto da questa scheda fatta in casa. Ovviamente, in giro si trovano le schede belle realizzate, belle in modo pulito. Questa è una porcheria che ho fatto, ma è parecchio funzionale. Tra l'altro, avendo chiuso, insomma, la parte posteriore del BlueSCSI, del mio BlueSCSI, non posso farvi vedere il macello di fili, ma fortunatamente ho scattato delle foto che ritraggono parecchio bene il macello che ho dovuto combinare per assemblare questa piccola robetta. E per il resto, come vi ho detto, è molto semplice perché qua ci sono dei diodi che prendono la tensione dal terminatore, dal term power, quindi si alimenta benissimo anche senza bisogno del Molex. Però su Macintosh come il Plus e il 2SE mi pare che non ci sia la tensione dal terminatore. E qui c'è ho messo un'altra entrata per i 5 volt. Questo è invece un attacco per un LED esterno con un resistore da 330 ohm. Si vede molto male, perdonatemi, faccio schifo a fare video. E poi questi sono i pin per attaccare il moduletto SD che ho, ecco qua, il modulo micro SD, e poi ho vari cavi per attaccare il modulo micro SD e
un LED esterno, ovviamente di colore blu. Voglio semplicemente mettere questo orrore nel mio fidatissimo Quadra 700, la macchina 68K migliore che io abbia, è un 68040 con la video RAM e la RAM sparata al massimo. E di suo ha già un bel hard disk Seagate da 1 giga, ma non mi soddisfa abbastanza e fa un macello veramente assurdo, anche perché ripeto, questa è la mia macchina 68K principale dove tengo i miei backup, i miei file personali, i backup di intere generazioni, backup di file Macintosh ovviamente, e voglio che sia una macchina affidabile. Quindi adesso vi farò vedere come, insomma, andrò a settare la micro SD per questo aggeggio. Non vi faccio vedere come programmarlo perché mi secco, però vi dico subito che potete programmarlo anche con un normale programmatore basato su FTDI. Mi pare che questo fosse l'FTDI. Sì, l'FTDI, non mi ricordo quale modello di preciso. Ho l'Alzheimer. Comunque è l'FTDI, questo si usa anche per l'Arduino. E quindi potete collegare questa robetta ai punti RX e TX dell'STM32 e potete programmarlo senza dover comprare insomma programmatori appositi, perché effettivamente di fatto l'STM32 vuole il programmatore, quello adatto con i punti SVD o e non mi ricordo gli altri. Vi dico solamente che quindi con un normale programmatore per Arduino potete fare tutte cose. E bene, io ho già in realtà le mie immagini pronte. Da questo punto di vista sono molto cattivo perché non so, non ho voglia di farvi vedere come settare le immagini, ma siccome sono buono, ma ve lo faccio vedere. Allora, intanto il BlueSCSI si appoggia su delle immagini .hda, come vedete io già ne ho varie, ne ho una con l'OS8 che metterò come disco secondario. E ne ho un'altra da 2 giga, c'ho un'altra immagine da 2 giga, poi un'altra immagine ancora da 4 giga e basta. Queste sono immagini che mi sono fatto con lo SCSI 2SD, non ho scaricato nulla da nessuna parte. Questo è il pacchetto che vi includono col BlueSCSI, cioè che mettono su GitHub col BlueSCSI, ma non l'ho usato. Ecco, nel caso ne abbiate voglia, io per esempio su GitHub ho fatto insomma una piccola repository con delle immagini bianche per il BlueSCSI. Vabbè, il mio profilo lo trovate subito, Mr. Gas, e potete anche vedere il nome della repository. Ho messo un link per Mega e per ora ho reso disponibili solo i file da 1 giga, 2 giga, 4 giga e 8 giga. File che avevo creato inizialmente per il primo, ecco, BlueSCSI per l'hard casino, ma sono risultate funzionanti, perfettamente funzionanti col BlueSCSI. Tra l'altro sono formattate, l'ho scritto anche qui, con l'Apple HDSC Setup, quindi queste immagini dovrebbero essere compatibili con tutti i Macintosh. Ma adesso la parte è bella. Allora, vabbè, io ho messo l'SD, non importa. E ecco, tra l'altro ho già delle immagini qua, vabbè, io le elimino. Allora, qual è la cosa bellissima del BlueSCSI rispetto allo SCSI 2SD che io odio parecchio, nonostante lo abbia? Allora, come vi ho già detto, il BlueSCSI fa ausilio di immagini .hda, di hard files, quindi i file non vengono memorizzati nell'SD, proprio la SD non viene formattata con una tabella di partizione SCSI, ma semplicemente la SD sarà formattata in FAT32 o ancora meglio in EXFAT, col BlueSCSI formattata in EXFAT. Semplicemente i file verranno immagazzinati nel file HDA, il che è una cosa bellissima perché solitamente Windows, vabbè che no, Windows non riesce di suo ad accedere ai dischi Macintosh, ma qualora voi doveste riuscire ad accedere a questi dischi, sappiate che potreste sfasciare semplicemente i metadati dei file Macintosh e non renderli più utilizzabili, e questo purtroppo è il mondo Macintosh, che è un po', insomma, è un po' folle. Qual è la cosa bella di questi file HDA? Io parlo ovviamente per le mie immagini, per quelle che vi ho fatto vedere prima, potete scaricarle da GitHub, perché le ho già formattate opportunamente, ripeto, con l'Apple HDSC Setup. Queste immagini sono completamente modificabili e manovrabili col Basilisk 2. Il Basilisk 2, per chi non lo sapesse, è l'emulatore
del Macintosh 68K, e mi pare che emuli il 2C e il Quadra 900, ma su questi sono dettagli. Allora, adesso vi farò vedere una cosa bellissima, perché come vedete qua ho varie ISO, se non tutte le ISO, di tutti i sistemi Macintosh, per Macintosh, i macOS classici. E la cosa bella è che possiamo installare il sistema operativo direttamente col Basilisk. Io adesso andrò a prendere il macOS 7.5.3 e l'ho montato. Ok, lui mi dice che è impossibile accedere al disco, grazie al cavolo, perché è un disco Macintosh. Creerò una copia del file da 4 GB, perché voglio come disco primario un 4 GB. Allo stesso tempo mi faccio una cartella, la chiamo Quadra 900, perché io nel mio quadra voglio mettere sia lo S8, ma non come ID0, perché sappiate, ecco, che l'ID, ecco quest'altra cosa bellissima del BlueSCSI, l'ID si decide tramite nome del file. Si inizia con HD, segue l'ID SCSI, in questo caso, per esempio, in questo file l'ID SCSI è 6, 0. In questo caso il LUN SCSI, lasciatelo stare, mettete sempre 0, non vi preoccupate. Underscore 512, che è il settore, cioè il settore iniziale. Ripeto, penso che sia il settore iniziale, potrei sbagliarmi. Poi, dopo questo spazio, potete scrivere quello che volete. In questo caso S8, io ho scritto principale, ma attenzione a non superare i 32 caratteri. Altra nota riguardo le immagini scaricabili dal mio GitHub, alcune sono in formato .hds, rinominatele in .hda senza problemi, è solo un'estensione. Adesso voglio farvi vedere come installerò il sistema operativo in questo hard disk, nell'hard disk 00 principale. Intanto aggiungerò il disco. Dove cavolo è? Quadra. Ah, ho scritto Quadra 900, non me ne sono stanco. Quadra 700. Un attimino, fatemi correggere prima che impazzisco, va. Ora sto impazzendo. Quadra 900. Quadra 900. Magari avessi un Quadra 900. Vabbè, non me ne farei nulla. Probabilmente lo butterei dalla finestra. Allora, BlueSCSI, Quadra 700, HD00, boot from CD-ROM. Seleziono la lettera dell'unità CD, io ho un CD avviabile creato ovviamente dal sottoscritto con tutte le installazioni del System 7.5.3 in tutte le lingue. Adesso io andrò a azionare tutte le immagini. Diamogli il tempo. Quindi com'è? Avete ben capito, sto per installare il sistema direttamente dall'emulatore, tanto poi lo cancellerò perché ho il backup del mio vecchio hard disk da ripristinare, perché là ho tutti i dati miei personali. Allora, prima di installare, dove cavolo è? Ma sono cieco io, sì, sono cieco io qua. Installer, anzi aspetta, quale installer? Un attimo, formattiamo qua, ecco, sì, ci sono i giochi, come se mi interessasse qualcosa. Erase disk. Principale. Sono stanco, capace. Oh, Dio mio. Che stanchezza, questa è la vecchiaia. Allora, principale, installazione standard. No, voglio una installazione ad hoc. Metto semplicemente tutto perché sono un megalomane. Faccio le cose in grande. Ok, metto tutto, continuo a mettere tutto. Ok. Spazio necessario 78 mega circa, wow, su 4 giga e pass, figuriamoci. Il disco mi pare che sia un 4 giga, sì, tutti e due da 4 giga sono. Ok, sto installando il sistema operativo. Ok, mentre si installa il sistema, io collego il moduletto micro SD alla sto a crocco. Ok, ora è tutto perfetto. Bene, installazione terminata. E che cavolo? Esci. Stopperò l'emulatore. Spegniti, caro. Ok. Un attimo che rimuovo l'immagine ISO. Non si vede quello che sto facendo perché sto inquadrando solo una porzione dello schermo.
Questi sono i file che mi interessano, i due hard disk che mi interessano, e faccio copia. Io dico copia, vabbè, lo clicco anche qua. Copia, quindi ho copiato questi due file. Questo PC formatta, io ora formatterò l'SD che ho inserito in exFAT. Oh, spazio insufficiente su SDHC, va bene, ok, mezza parola. Allora, vuol dire che copierò solo questo, che è quello, insomma, che mi interessa di più. Ok, siccome sono molto furbo, sto prendendo tutta la mia installazione di OS 8.1, che tanto è pulitissima, e la sto copiando in un'immagine da 2 giga, sperando che, insomma, ci metta poco. E basta. Qua ancora tizio sta copiando. Imbarazzante. Ok, vediamo se si avvia adesso questa nuova immagine. Si avvia, si avvia. Forse si avvia. Sì, si avvia. 2 giga disponibili, bellissimo. Tra l'altro ho perso le icone del desktop, ancora meglio. Ok, posso copiare anche questa. La copia è finita, i dischi sono correttamente configurati e adesso andrò a togliere semplicemente la mia scheda SD. Ma farò una piccola cosa, perché metterò, che cavolo, non si toglie la SD dall'adattatore. Metterò la mia SD, micro SD nell'adattatore qua. E andrò a collegare alla tensione un attimo il BlueSCSI, l'STM32, chiamatelo come volete. Vediamo un po' se rileva le immagini. Ok, c'è qualcosa che non va perché non rileva nulla. Ok, il problema era solo lo schifo di adattatore che stavo usando, perché l'ho cambiato con un adattatore full size e adesso sembra proprio funzionare. Vediamo un po'. Sì, adesso non lampeggia più. Infatti ora il BlueSCSI ci ha creato un file chiamato log.txt e come vedete ha montato due immagini nell'ID0 e nell'ID 6. Ah, questa è la parte più divertente. Allora, come ho già detto, devo andare a... Voglio, non è che devo, voglio montare questo bellissimo emulatore nel mio Quadra 700 e tra l'altro devo rimettere, perché l'ho tolto ieri, devo rimettergli il drive dischetto, che oggi ho completamente pulito e ingrassato, l'ho anche lavato, alcuni pezzi proprio li ho lavati sotto l'acqua corrente, poi li ho asciugati, però l'ho ingrassato, l'ho provato poi col Macintosh LC e funziona da Dio, funziona meglio degli altri che ho, per questo perché l'ho pulito tutto quanto e l'ho ingrassato tutto da capo. Allora, questo computer fa schifo, cioè no, allora è bello, ma fa schifo come è fatto, perché riprende il form factor del 2C, che era una schifezza anche quello, anzi forse del 2CX, quindi per togliere l'hard disk, per cambiare qualcosa si deve togliere prima l'alimentatore, poi questo pezzo non è bello come il Macintosh, che ne so, come il Macintosh 2SI o l'LC, dove per l'appunto tutto si toglie in un secondo, comunque. Intanto vado a togliere l'alimentatore. Comunque, non a caso il drive floppy pomeriggio quando l'ho. No, pomeriggio, a mezzogiorno, quando ho finito di sistemarlo, l'ho provato con l'LC perché mi sono detto: e se poi ho fatto qualcosa male? Tanto che poi qualcosa male l'ho fatta, perché avevo montato male il meccanismo di espulsione, che poi ovviamente ho rimontato bene. Però con l'LC è stato un gioco da ragazzi. Mettere e togliere il drive floppy, perché l'LC, insomma, è tutto, insomma, con l'LC si accede ovunque in un secondo. Ok, sta cosa non si vuole togliere come al solito. Proviamo a fare forza da sotto. Ah, qua c'è la presa. Ogni volta togliere sto alimentatore è un trauma. Ok, si sta togliendo. Togliti, scemo di un alimentatore. Ok, si è tolto. L'ho insultato, lui si è offeso e si è tolto da solo. Allora, ora devo. Prima stacco l'hard disk SCSI. Questo è un bellissimo disco da 1 giga. Però fa un rumore magnifico. E tra l'altro è lento. E siccome c'ho sto coso, questo poi magari lo metto nel 2SI che è senza hard disk.
Altro, questo quadra 700 è stato un affare perché l'ho preso col 2C da un conoscente, tutto a 45 euro. Il 2C funziona a metà perché c'è l'alimentatore che non va, però funziona tutto, insomma, sempre un po' a metà. E questo quadra 700 invece è quello che fortunatamente, grazie a Dio, è rimasto integro. Ma questo coso non si toglie, Gesù mio! Questo è rimasto integro perché questo è un bellissimo computer. Tra l'altro c'è la RAM al massimo perché apparteneva a una tipografia che lo usava per fare. E che cavolo! Ma non si toglie. Questo Quadra 700 veniva usato nel mio paese per fare i volantini dei supermercati. Tanto ho beccato un sacco di volantini del 98, dove l'acqua era in offerta, non ricordo quanto fossero le lire. Niente, non si toglie, vabbè. Amico caro, togliti, ti dico. Prenditi il vitalizio e fatti le cazze tue. Così diceva Razzi. Comunque, tolgo tutto. Mamma mia, casino del diavolo, Gesù mio. Ai ai ai. Certo che una volta avevo paura proprio di rompere tutto. In primis andrò a mettere un attimo il drive floppy, visto che l'ho pulito per bene, visto che adesso funziona bene. Purtroppo questi drive floppy, cioè, oltre a fare schifo, perché sono Sony, tutte le cose fatte da Sony fanno schifo, ma questo non c'è bisogno che io lo dica, è un dato di fatto, perché Sony è proprio malvagia. Purtroppo i Macintosh avevano le feritoie sempre aperte, cioè i drive erano sempre esposti a polvere, un po' come, ma che cavolo sto combinando, non lo sto mettendo bene sto coso, un po' come gli Amiga, ecco, anche gli Amiga effettivamente ora che ci penso hanno sempre tutto aperto, sono tutto bene qua, ok, perfetto, fatto click da tutte le parti. Il Blue SCSI, il mio Blue SCSI, è installato. Qua c'è la bugia che va al mio monitor principale. Se mi manca l'alimentatore. Come voglio fare le cose senza alimentatore? Ok. Dai, inserisciti, caro. Inserisciti. Insertiti. Bravo, io vado. Allora, ancora sta testando la RAM perché purtroppo, no, purtroppo no, ha un bel po' di RAM, ha la RAM al massimo, mi pare che abbia 68 mega di RAM, perché ne ha 64 più i 4 mega sulla scheda madre, quindi ancora sta testando la RAM. Il Blue SCSI è acceso e non lampeggia, quindi vuol dire che va tutto bene. Ah, ma forse, ah, ecco. Ok. MacOS System 7.5.3. Ecco qua. È velocissimo, è straveloce. Insomma, quasi. LED blu. Ovviamente si chiama Blue SCSI. Quanto sono banale. Ok. Ricostruzione della scrivania. Bene, come avete visto, ho installato il sistema col Basilisk, col mio portatile con Windows 10, però sto utilizzando senza problemi il disco col mio Macintosh Quadra 700. Allora, perché non ti levi, va? Anche perché tanto devo cancellarla questa immagine, perché devo mettere il mio backup. Allora, mettiamo ovviamente milioni di colori. Ok, va bene. Info su Macintosh 7.5.3. Principale, abbiamo 3,6 giga disponibili. Quando mai si è detta una cosa simile su Macintosh SCSI? SCSI di 0.
Adesso l'OS8 dovrebbe essere su SCSI, sull'ID SCSI 6 dovrebbe. Informazioni, ID 6. Non so se lo vedete. Ora metto un dischetto. Voi non lo state vedendo? Wow, come scivola. Ok, ora dovrebbe dire che il dischetto fa schifo. E infatti, bravo. Yeah. Inizializza perfettamente i dischetti, no? Perché quando un Macintosh non riesce a inizializzare il dischetto, vuol dire che la testina proprio è in condizioni pietose. Ora guardate come esce bene questo dischetto, guardate un pochino. Guardate che bellezza. È stupendo. Non c'è grasso a litio sopra, vero? Perché ho messo il grasso bianco a litio ovunque. Prende benissimo i floppy. Vediamo. Ok. Bene, adesso riavviamo velocemente il Macintosh su OS8 e poi spegnerò il video perché mi sta finendo la scheda SD della videocamera. Ok. Eccoci nell'OS8. E basta. OS8.1. Cioè, a me neanche interessava l'OS8.1 nel quadro, giusto? Però, vabbè. Secondo me può tornare utile. Non so in che occasione, però. Vado nel menu, pannello di controllo. No, quale pannello di controllo? Qua è. System Profiler. Eccolo. Wow! Sì, ma ancora mi devo ripristinare il backup. Bene, allora. Dispositivo di avvio SCSI ID6, giusto? Info sui dispositivi. Allora, il Blue SCSI viene rilevato come un Quantum Fireball. Quindi, come vedete, il disco 0 è il principale, che vabbè, dopo formatterò. Capacità 3,7 GB, partizioni 1, ID 0. E poi abbiamo il sesto disco rigido, che è quello dell'OS8, con disco da 2 GB. Quantum Fireball. ID6, partizione 1, quindi basta, finito. Per chiunque dovesse avere vecchi hard disk SCSI rovinati, accattateville, è un ottimo dispositivo. Questo Blue SCSI è un ottimo dispositivo, funziona parecchio bene. Secondo me non ha nulla da invidiare al costosissimo SCSI 2SD che comprai. Con un rene, mi manca quel rene, però che dire, è fantastico. Vi ripeto, potete costruirlo a casa senza, bah, senza neanche una spesa eccessiva. Il funzionamento posso garantirvi che è perfetto, è a dir poco perfetto. Ebbene, il video termina qui perché non ho altro da dire. Cioè, io non volevo dire nulla sin dal principio, ma qualcosa la dovevo pur dire, no? E basta, termino il video e vi auguro una buona serata.